ragazzi, la scorsa settimana vi abbiamo lasciato senza annunci lolli e va bene. Questa settimana in realtà dovevamo pubblicare un altro video che infatti uscirà più tardi. E nonostante questo non vi abbiamo fatto mancare annunci lolli. Quindi oggi doppio, cioè ragazzi, voglio dire, like solo per questo motivo. Poi, ma soprattutto se vi fa schifo la puntata è un altro sì, quella, no, vi divertite, vi divertite. Infatti si parte subito con un'ottima lampada da tavoro. Tavoro. Ah, io pensavo da lavoro. Perché? Ma in ogni caso era sbagliato. Tavoro. Tavoro. Sì, sì. Qua abbiamo un bel reparto di chirurgia. Sì. C'è sempre questa cosa LR. No, perché la chirurgia, cioè, praticamente serve a perdere i chili. Sì. La volevo fare più bella. E praticamente si occupano di Non l'hai fatta più bella. Sleeve gastrectomy, tutte queste cose qua, quindi chirurgia. Oh! Problema unghie, è il momento di abbellire i piedi. Scopriamo come, Raiden. Okay. Le zampe inguine ingrassate sono quando un toenail cresce nella pelle sul lato della punta. Che schifo è! Le zampe inguine, attenzione. La causa principale di questo problema è tagliare le unghie troppo corte, ma indossare scarpe strette e essere troppo in piedi può anche causare unghie ingrassate. Oppure farle mangiare troppo. Sì, è essenzialmente una ferita aperta, poiché la pelle non può guarire fino a quando non viene rimosso il toenail. Perché una ferita aperta è estremamente sensibile all'infezione. Hai capito che è una ferita aperta? Che è il motivo per cui le pinne ingrassate e ingrossate dovrebbero essere curate immediatamente? Ingrossate e ingrossate. Siamo passati da piedi a zampe e finito a pinne. Ma questo colore qual è? Caprioli rosa. Caprioli. Allora, potevano scrivere solo rosa. No! E caprioli rosa! Allora, un po' di esercizi, perché dopo Natale siamo tutti ingrassati, sì, signori. Sì, sì. Quindi soprattutto tu che stai guardando, mamma mia. Che fai schifo, mamma mia. Fai schifo. Allora, no! Però ti posso consigliare degli esercizi, sì, per sì. esempio i piegamenti al muro oppure anche degli idranti a sinistra. Gli idranti a sinistra lo faccio sempre. E gli idranti a destra. Sì, anche poi anche un bel uccello cane. Un bel uccello cane serve sempre. Poi plank, giusto, allungamento in cobra. Vabbè, sì. E posa del bambino ci può stare. Ma l'uccello cane. L'uccello cane è quello che faccio, ma magari mi diranno, no, ma guarda l'uccello cane, va per la maggiore in palestra, Raiden, sei tu che sei ormai vecchio. Oppure gli idranti a sinistra anche, che ne sai? Che ne sai? Magari che tu sei... Nello scappellamento. Lo scappellamento a destra e questo a sinistra, no? Questa è una cosa super cringe, sì? Per conservare i dati del bambino, no? Cioè, i denti? Sì, i denti, il cordone umbile. Ma perché c'è veramente gente che conserva il cordone ombelicale? Esatto, poi c'è il profilo, nome, data di nascita, oroscopo, gruppo eliotropio. Ma che è? Peso alla nascita, aitura di nascita, sì? I migliori auguri per il bambino. Il bimbo. E poi non fate che non lo completate, cioè se vostro figlio per esempio... Non li perde. Non li ha ancora messi. Minchia, glieli tirate con la tenaglia apposta, perché voi dovete completare sta cazzata, Se per caso poi non doveste completarlo neanche allo svolgimento naturale, diciamo al deperimento naturale di queste parti corporee, prendete quelle di un altro bambino. Oh no, sei perdere! Oh mio Dio, lo sapevo che sei perdere tu! Infatti che gioco è? Abbandonare, continuare il gioco, guarda! Mi sembra un po' osè come gioco! Vabbè, in questo periodo ragazzi, oh, vi parlerò delle pubblicità, così, su YouTube, che è una cosa che io tengo d'occhio non da adesso che le state scoprendo tutti, ma da quasi un anno. Ma anche di più in realtà. E lui è da un anno che non cancellava la cronologia quindi apposta, esatto. Vi farò vedere tutte cose. Vendo PlayStation 2 con due giochi in regalo, con telecomando joyster e filo luce, tutto in ottime condi. Allora, ottime condi, io onestamente non direi, c'è più polvere che console. Ma filo luce che sarebbe? Filo luce, filo e il cavo d'alimentazione. Filo luce. 4 PlayStation modelli dal primo modello al terzo modello, 40 euro l'una con vari cavi e joystick. Dal primo modello. Ma sono le PlayStation. Al terzo modello. Terzo modello. Ferma porta quadrato. Ma mi pare sia proprio quadrato. Ottimo. Regalo di San Valentino, mi piace la sua barba, il suo culo. Perché, cioè, la sua barba detta anche il suo culo. Portachiavi puzzle in acciaio inossidabile, 2 pezzi 7, regalo di San Valentino. Ma hai saltato poi... la cosa più bella. Ah, il suo pane più il suo sedere. Meno male che il pane ho là. Poi tra l'altro non è San Valentino, è Merry Christmas. Ma comunque se tu a San Valentino regali una cosa del genere, cioè ti prendono per strano. Vendo piastra per cappelle. Praticamente nuova, funzi... purtroppo non ha potuto completare perché la stava usando in quel momento. Porno
per porcellana, ceramica o vetro nuovo. Perfetto, perfetto. Coso per montacarte. Ah, questo l'hai scritto tu. Vendo coso per montacarichi. Portata non lo so manco io. Ma credo che arancia 100 kg e più. Piscina gonfiabile per bambini, piscina gonfiabile per bambini, Ocean Life, piscina per bambini, piscina gonfiabile, piscina rettangolare per bambini, facile da inculare. La definizione di piscina per me. Non mi aspettavo questa cosa finale. Infatti, questa chiosa, se questa vogliamo. Questa chiosa, sì, questa, come dire, no? Questo accomiatamento così. Che poi, scusami, su Amazon ufficiale c'è scritto sopra acquista nel negozio bambini per età. Cioè, tu puoi acquistare bambini a seconda dell'età. Cioè, comunque Amazon di suo è sbagliato. Addirittura anche Mortal Kombat sbaglia. Seleziona una modalità. Sì, selezionala. Coprisedia natalizio per succhiare le mie palle. Chiaramente suck my balls ed è un bubble tea, no? Quindi è anche brillante, suck my balls in questo senso. Sì, però non è un coprisedia per succhiare le mie palle. Cioè, non è che serva per succhiare le mie palle. Kawaii bubble tea, santa hat, coprisedia per sala da pranzo, vacanze, decorazioni natalizie rosse. Non regalatela a vostra nonna, ecco. Buongiorno mamme, ho un bimbo di 25 mesi, mangia tutto tranne carne, gli voglio imparare a masticare la carne. Va perché bene. Mangia solo cassetti. Ah, minchia. Scusa, che vuol dire mangia solo cassetti? Alla faccia di chi mi voleva vendere le PS5 a 1000 euro, vanno a rimanere un goppo stom che non vendo. Ha voluto far vedere che ha comprato la PS5 a 399 euro. Ma oggigiorno... Ah, e a vende... 499 euro. Non vendo un euro. Bravo che sei riuscito a comprarlo a 499 e non ti sei sottomesso ai prezzi dei bagarini. Bravo, bravo, bravo. Bello, grosso, lunghissimo. Ma perché queste cose? Nintendo Swing. Sì, molto anni 30 se vogliamo. Si prega di chiudere la porta di accesso al cavedio dopo la paura caffè. Dopo quella volta... Dopo quella volta che c'è stata la paura per il caffè. Perché c'è stato un attacco di colite generalizzato. Esatto, quindi... quindi voi state, chiudete, che sono quegli spruzzi, giustamente. Grazie. Non fa più dolore nelle orecchie. Oh, che carini. No? Sì, sì, sono carini. Però io immagino che faccia tanto male, tanto. Estorsione alla caviglia, qualche consiglio? Sì, sì, è una cosa brutta. Denuncia, denuncia sempre. Ah, denunciate sempre, signori. Butt plug 2 caricato. Non è butt plug. Cioè, non è una cosa che tappa il culo, cioè nel senso... Ma butt plug sarà un modo di dire. Ma ragazzi, si dice butt plug 2 caricato. Ma questa è la stessa marca che diceva pistola di uomini e donne. Ah, vero, vero. Il sì, matrimonio sì, sì, di cui. Sì, sì, sì. Prendere le carte da colore cessata da più di richiesto nel compito. Missione se perderti tempo. Io direi ok, va bene. Nel dubbio ok. Lancio del veicolo. Cos'è? È vehicle launcher, sarebbe tipo qualcosa... Però non è sicuramente nel lancio del veicolo. No, no, quello è uno sport olimpico che si fa, però quest'anno non si è potuto fare. Non lo so, sai che dovrei... Secondo indagare. Me si infila nel coso per cosa. A che serve? Ah, si infila nel vano accendino, diciamo. Esatto, e poi puoi vedere... Il puoi lancio del veicolo. No, puoi controllare... Non lo so. Ragazzi, fateci sapere che cosa, che cos'è, ma magari noi lo cercheremo su Google, ma conoscendoci, pigri come siamo, non lo faremo, quindi scrivetecelo qui sotto. Però uno, no? Che ora tutti quanti, il lancio il veicolo e poi io ce n'ho quattro. Alleggerisci il buco del culo, felpa con cappuccio. Come si deve alleggerire un buco di culo? Beh, nel senso, vai cosa? In bagno. Ma cosa vai in bagno? Vendo nuovi imballati con garanzia prodotti originali Nintendo Switch con sì. Mario Market 2 sigillato. Bene, Mario Market... Nintendo Switch. Ghost of Tsunami. Ce n'era capitato già un altro simile. E vabbè, perché giustamente dopo Far Cry, Far Crudo, e abbiamo fighe, far... Figa. Abbiamo un Ghost of Tsunami. Appartamento. Commodore. Sì. Cuffie Stefano con microfono, ah. Non stereo. Ah, Stefano. Ok, e tra l'altro la scritto... Beh, magari Stefano è la marca. No, era no, stereo. No, è stereo. È ok, che... come ci siamo arrivati a Stefano? No, lo salutiamo tutti quelli che si chiamano Stefano. O stereo. Erogatore decorativo della lozione del controsoffitto del contenitore riutilizzabile della bottiglia della pompa della resina per sapone liquido del gel dell'acquazzone dello shampoo Yellow.
dell'acquazzone dello shampoo. Ma alla fine, che cos'è un dispenser per sapone? E non vuoi metterci dispenser per il sapone? Erogatore della lozione, del controsoffitto, del contenitore, della bottiglia, della pompa, della resina per sapone liquido, del gel, dell'acquazzone dello shampoo. Ma di che? Lo shampoo! Il dispenser, erogatore, fine! Ma fermati! Signori, allora, signori, ragazzi, al netto della mancanza del ristorante, perché non è che sempre in questo periodo, soprattutto quest'anno, ce ne sono stati di meno, non è che sempre ci mandate cose provenienti dal ristorante. Però, quest'anno, ragazzi, è stato particolare, no? Però, ragazzi, devo dire, è stata la puntata più bella del Natale. Io mi sono arrigriato, però mi sono divertito molto e devo dire che spero che anche per voi sia stato motivo di 10 minuti di ilarità, o poco più o poco meno, e che, insomma, sia di vostro gradimento, così come tutto quello che facciamo, va bene? Oh. E noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Stavolta è stata gentile. Stavolta. Ciao. Natale.